Nella scorsa puntata. Non è vero! Spettro, spettro, spettro! Non c'è più uno spettro. Non c'è... A sinistra! Dove? Lì, guarda! Affa! Bravo! Non deve rimanere neanche una pietra. E poi ci mettiamo sopra il sale, così ecco, non possono qua costruire da su! Cosa ha detto che non ho capito? Non ho capito niente. Credo che adesso dovremmo usare i nani. Dopo un lungo viaggio. Sì, un lungo viaggio. Sui Monti Azzurri. Meno male. Ah, dopo cos'è? Due secondi. Dove trovano un esercito di nani che si prepara alla battaglia fuori da una caverna. Un drago malvagio li ha scacciati dalla loro dimora sotto le montagne, scegliendo quei domini sotterranei come nuova tana. Che sorpresa! È proprio al momento giusto. Mamma mia, che potenziale! Il drago ci ha scacciato dalle nostre gallerie e ha fatto qui la sua tana. Ora riconquisteremo la nostra dimora e uccideremo il mostro. Tactical nuke incoming! I missili, no! Cioè i missili a ricerca di calore. Ma guarda che quelli lì tutti insieme lo posso buttare giù. Ma vabbè, cioè non capisco perché. Ma come, attaccate la caverna e vi nascondete dentro. Abbiamo salvato un messaggero che ci ha detto del drago. Del drago? Uccide il drago, quindi... Il drago. No, è lì, guarda. Non si muove. Non so se... No, secondo me non riesci. Da questa parte, nani! Ma era Kakashi quello che parlava? Sì. Guarda, non puoi, Ma se n'è andato? Io non lo vedo. Mi piacerebbe le torrette così, perché se torna... No, ma mi sa che il drago è ritornato qua. Ha fatto solo vedere la presenza. Vediamo cosa puoi fare. Mamma mia. Oh, fai boss 4. Vai. No. Ma mi sa che forse non puoi far più danno, Non ti permettere, No, mi sa che non perde vita, Dai. Ma quelli? Ma porca. Ma scusi? Signori? Ma signori? È rimasto il modello. Come le ceppi di Lady. Ma mi sa che dobbiamo entrare dentro. Sì, sì. Così la potenza dentro la caverna, al sicuro dalle salti del drago. Come dentro? Da molto tempo che noi non lo giochiamo. L'abbiamo fatta questa campagna. Però ci sono alcune cose che noi non ce le ricordiamo. Sì, infatti questo non me lo ricordavo. Sono lenti questi, Johnny. Quindi devi capire bene come muoverli, Ma quanti rami ci sono? Ok. Guarda cosa succede al nemico. No, c'è... Sì, lì sono rimasti. È ritornato normale. Johnny, devi... No, sei uscito fuori dalla caverna. Torna indietro. Ma porca di quella. Il drago compare, rompe le palle in una maniera. Qua è tutto quello che devi fare. È andato a sbattere sopra, non lo so. Fai passare il drago, perché adesso non so qua che cooldown è. Quando va, ok, vediamo. È andato via dalla zona, non dovrebbe tornare, No, quelli boss 4 li devi salvare assolutamente perché sono troppo forti. 7% di velocità e corazza doppia quando è a cavallo. Che bello, così quando scappa, scappa più velocemente. Così almeno potenzia anche quelli. Dai. Oh, livello 2, meno male. Andiamo un po', dai. Arriva. Via. Aiuto. Ah! Bene. Questa splendida porta serve a bloccare il nemico. Il demolitore riuscirà a passare. Bisogna buttare giù il portone. Ci prepariamo per la battaglia. Sì, e distruggeremo quel drago con le sue scaglie e ci faremo delle armature. Ma qui lavoro soltanto io. Ma che dici? Non prenderti cose, meriti che non hai, per favore. Che qui l'umiltà è di caso. Ma veramente. Ti lasci di qua che se magari... Ok, puoi andare avanti. Fai fuori quelli, così almeno. Mamma mia, che potenza di fuoco, di cose. Han paura del... Aia. Porca bestia. No! Poi guarisci. Mamma mia, che colpo al cuore. Devi farli uscire. Quelli di Bosco Atro, no. Vabbè. Gli faremo un requiem ai nostri amici. Peccato, erano dei bravi arcieri. Sì. Poi aumenta la cosa del 300%. Sei proprio un generale senza cuore. Che cosa dovevo fare? Ma non morire! Non morire! Dai, su. Respira. Ma cosa fai? Lanciamogli un barile! E ti faccio vedere io. Ele! Non gli hanno fatto niente.
Mi sta bruciando le chiappe. Aha, c'è un drago vivo però. Oh, è sopravvissuto il carro quello che cura, eh. Almeno quello è importante. Forza bestia. Forza bestia. Che di là ci sono. Ci sono altri rifugi di draghi. Oh, curali un po', se la voglio. Oh, grazie, mamma mia. Io li odio i ragni perché proprio rompono in una maniera che... Guarda quanti ne arrivano! Porca c'è di qua. Oh, alleluia, mamma mia. Ok, tu falli salire sopra che dovrebbero incontrarsi. Eh sì, dai, distruggi le mura lì e distruggi le mura anche quello sotto. Meglio salvare, non si sa mai. Non si sa mai che cosa potrebbe succedere. Pronto? Pronto? Ah, ok. Ah, ah no. Quanto tempo ci ha messo? Le frecce infuocate sono troppo forti. E sono forti gli eroi, ma contro le frecce infuocate diamo giusto, drago. Che ora è tempo. No, no, vai, vai. Mamma mia, che macello. Che poi sono di livello 5. All'attacco tutti. Oh, di quella. Vai, usa le cose lì, gli alberi. Re lo fanno fuori, devi mandarlo via. Con quello lì. No, con quello sotto che sparano. Ma non è possibile. Ma non è possibile. Come cacchio fa? Perché continua. Perché non te lo inseguiva. Mannaggia, oh. Alleluia. Ma non è possibile, ragazzi. Te lo inseguiva. Gli sta proprio sulle palle quell'eroe lì. Ma comunque i lanciatori da accetti. Bravi, bravi, bravi. Complimenti. Sì, complimenti. Sì, sì, sì. Hanno salvato la situazione. Non so come mai, perché quello lì è. Alleluia. Oh, ma lui è morto. Mente. Non è vero. Non hai fatto riferimenti storici. Di unirsi a loro nella guerra contro Sauron. Perché? E sono tornati a cercare ricchezze nelle viscere delle montagne. Delusi, gli eroi si mettono in marcia verso i rifugi oscuri. Ti ho detto che erano pezzi di merda alcuni. Ma non è possibile, perché? Li abbiamo pure salvati dal ma drago? Ma davvero? Ma mentre si avvicinano alla città, capiscono che la situazione nella zona è già precipitata. Cane, ho perso zero. Com'è possibile? Ho perso uno. Come zero? Va bene così, va bene. Rifugi oscuri. Ci vediamo domani con un altro episodio di questo bellissimo videogame. Bene, allora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video di questo genere, potete lasciare un mi piace e un commento qua sotto. E ricordatevi anche di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così verrete aggiornati sul prossimo video. E noi, ragazzi, io sono The Conqueror e lui è Johnny. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao, ragazzi. Grazie. Vuoi salutare anche tu? Ci rivedremo molto presto, ricordatevi.